Ragazzi, buongiorno a tutti, buon venerdì. Come state? Spero che stiate bene. Spero che la vostra settimana, che sia appresta a finire, sia andata benissimo. Ok? Allora, chiudiamo la settimana insieme, ovvero per quello che riguarda i miei impegni Evolution con voi. Chiaramente la settimana non finisce, ci sono anche domani e domenica, palinsesto pieno, del quale potete fruire in qualsiasi istante. Come sempre ci teniamo a voi e non ci dimentichiamo di voi, e quindi tutto quello che volete potete fare dal punto di vista dell'allenamento e del fitness con noi lo avete, ok? Allora, Friday Flow, il flow del venerdì, quindi chiudiamo insieme la settimana con una bella lezione fluida, continua, con poche interruzioni, che è ormai la direzione che con voi ho intrapreso per andare avanti e alzare costantemente e gradualmente l'asticella, ok? Quello che vi serve stamani, Savasandir, è sempre un tappetino, ok? Senza scarpe, tutto quello che vi può servire per adattare la posizione a terra, soprattutto del collo e della cervicale, della testa, per allineare e neutralizzare le curve qualora le permanenze a terra superino una certa durata. Questo anche in relazione alle vostre necessità, ok? Dell'acqua da bere ogni tanto, qualche sorsettino, qualora ne sentisse la necessità, niente altro, ok? E poi tra poco cominciamo. Sistemiamo un po' la playlist, musica, il volume e si va, ok? Stavo insistentemente guardando una macchietta sulla felpa. Succede, ok? Tanto poi va in lavatrice. Bene, allora, un minuto e si parte, ok? Ci riscaldiamo come sempre, quello è il passaggio imprescindibile per non arrivare troppo freddi e impreparati alle skill, e poi iniziamo le skill, ok? Cominceremo in piedi, con la mobilità delle spalle, poi la mobilità del tratto centrale, la mobilità delle caviglie, ok? Reguliamo il volume e si parte. Ci siete? Io ci sono, ok? Allora, preparatevi, preparate il tappetino, via le scarpe e si comincia. Iniziamo dall'alto, mobilizzando le spalle, sollevandole e abbassandole e regolando il movimento con la respirazione, ok? Quindi prendo aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria, avanti ancora, inspiro, espiro, prendo aria, fuori aria, quattro ancora, tre ancora, due, uno, perfetto. Adesso solleva le spalle e mantienilo un po' più a lungo, ok? Resto su, quattro, tre, due, uno, lascio cadere giù, un altro, quattro, tre, due, uno, giù, intreccia le dita dietro, muovi il capo in una direzione facendo dei movimenti circolari, cambio la direzione. Fluidi, lenti, non troppo veloci. Un altro.
slaccio le dita, mi fermo, ok? Allora, incolla una scapola contro l'altra e resta, 3, 2, 1 e fuori a rilascio, un altro, 3, 2, 1, lascio. Bene, adesso guarda me, piegando le gambe, le mani sulle ginocchia, spingo il bacino all'indietro, porto il petto leggermente in alto, 3, 2, 1, espiro, rilasso tutto arrotondando per ritornare su. Mi raccomando, movimenti tenui senza fare scatti, ok? Ancora 3 volte. 3, 2, 1, fuori aria, lento il movimento. Senti di stendere tutto dietro, ancora 2 volte. 3, 2, 1, fuori aria. Un altro. 3, 2, 1, fuori aria. Ok, abbassiamoci alle caviglie, ovvero cosa facciamo? Piedi in parallelo, dritto, piego, cambio, piego, cambio. Ok? Cerca la linea, cerca di non oscillare. Ok? Se la base dei piedi, la stance, fosse troppo larga e creasse questo movimento qui, questa tendenza a oscillare, magari stringo un po' di più i piedi e cerco di allineare bene le 3 articolazioni, anca, ginocchio, caviglia, sulla stessa linea, gamba destra, gamba sinistra. Ok? E ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, bene. Apriamo la stance, la posizione dei piedi, larga almeno sull'ampiezza delle spalle. Punta i piedi un po' verso l'esterno. Arrotolo, srotolo la colonna 4 volte, scendo giù. Salgo su. Scendo giù. Salgo su. Ancora 2. Uno ancora. Salgo su. Allora, similmente a prima, quando abbiamo appoggiato le mani sulle ginocchia, mantenendo la stance invariata, guarda me. Spingi le braccia sotto le gambe, bacino va all'indietro, petto in alto. 3, 2, 1, giù con le mani e risalgo su. Me lo rifai? Quale? 3, 2, 1, giù, risalgo su. Me lo rifai ancora 2 volte, dai. 3, 2, 1, giù, salgo. L'ultimo. 3, 2, 1, su. Ragazzi, l'ultimo cosa in piedi e poi cominciamo a scendere. Allora, sul filo immaginario, ok? Metto i piedi in questo modo, quindi piede sinistro davanti, piede destro dietro, come se fossimo sul filo, ok? Quindi già da assumendo questa posizione andremo a percepire una sensibile variazione su quella che è la stabilità. Sarà più labile, sarà più difficile mantenerla. Quindi senti che automaticamente i tuoi addominali si vanno a contrarre per iniziare a lavorare, a assumere il ruolo di stabilizzatore. Continuiamo questa contrazione quando solleveremo i talloni, ok? Per cercare di mantenere più o meno inalterato l'equilibrio. E quindi per 5 volte sollevo i talloni, inspiro, senti l'addome, espiro basso, ok? 2, 3, 4, senza perdere il ruolo degli avampiedi, 5, scendo. Cosa faccio adesso? Cambio il piede sinistro che sta dietro, il piede destro davanti. Percepiremo anche differenze tra uno scambio e l'altro, ovviamente. Pronti? Altre 5 volte, si va.
5, senti l'addome, ok? 4, 3, 2, 1, ok, perfetto, buono, separi i piedi ragazzi, ok, col warm up, adesso iniziamo, scenderemo a terra e andiamo abbastanza veloci stamani, ok? Nel senso la velocità di cui, a cui mi riferisco è nel cambiare tra un esercizio e l'altro, ok? Fluido e spedito, ok? Pilates dà la connotazione più energica, quindi un Pilates Evolution, un Flow Evolution. Ragazzi, si scende giù, ok? Si arriva sul plank e si torna in piedi per due volte. La terza volta ci serve per restare a terra. Pronti? Si va, giù, cammino, allineo, 5, 4, 3, 2, 1, all'indietro. Scendo di nuovo, cammino, allineo. 5, 4, 3, 2, 1, torno. La terza volta si resta giù e poi con le ginocchia a terra, ok? Scendo. Cammino. Resto. 5, 4, 3, 2, 1. Ginocchio, ginocchio. Bene, ok, ragazzi, si procede a cambiare posizione perché adesso ti devi mettere a sedere sul tappetino e utilizzare le tecniche spine twist e spine stretch forward. Questo è il nostro trade union tra la fase iniziale e la fase di lavoro vero e proprio, ok? Allora, spine twist, destra, sinistra, destra. Spine stretch forward 2, piedi uniti versione semplice, gambe separate versione più avanzata, mantieni gli ischi sul tappetino, ok? Buono, pronti? Braccia, inspiro, espiro, sinistra 1, inspiro, ritorno, destra 2, ritorno, posso allargare un po' le gambe se voglio, arrotolo la colonna due volte, spine stretch, ritorno su, un altro, ritorno su, se ho una buona ampiezza sulle gambe con lo spine twist la riduco di nuovo, ok, e vado, prendo aria, fuori aria, e uno, prendo aria, fuori aria, due, prendo aria, spine stretch, due, ritorno, un altro, ritorno. Facciamo un'altra combo così, ok? Quindi, riposiziono le gambe per lo spine twist, allargo le braccia, ok? E vado. Inspiro ed espiro, vado. E uno. Inspiro, ritorno. E due. Inspiro, ritorno. Spine stretch, due. Vai. Spine stretch, l'ultimo. Ritorno. Ragazzi, roll down in 16 conti. Più alte le braccia possibile. Ognuno di voi sa dove, perché le braccia, dove le metti, devono stare ferme. Ok? Siamo pronti? 3, 2, 1, vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, controlla, 4, 3, 2, 1, testa a terra, piego le gambe, bene, sollevo la testa, accolgo la testa con le mani. Allora, variazioni su 100, sollevo le gambe piegate, lombare in neutra, stendo abbasso la destra e resto 10 conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, cambio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, shoulder bridge mobility, braccia al lato, un po' all'indietro, su col bacino, apro bene le anche, poi rilasso tutta la muscolatura della schiena, tutte le vertebre giù una dopo l'altra. Bene, ragazzi, heel beats, il battito dei talloni, variante 2 sull'handbread, mani dietro, piedi uniti, sulle gambe, divalico ginocchia, talloni uniti, piedi a V, a martello, stendo le gambe, abbasso non troppo, batto ritmicamente, io conto fino a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, giù e giù. Shoulder bridge mobility numero 2, sempre una ripetizione sola, dietro, su col bacino e giù le vertebre una dopo l'altra lentamente. Molto bene, ok, ragazzi, the one leg stretch, versione sforbiciata, 10 ripetizioni, sulle braccia, sulla testa, mani dietro, sollevo le gambe piegate, la destra va giù, stesa, non tocca, la sinistra va su, spingo col tallone, pronti? Eccolo qua, 1, piego le gambe, scambio, 2, piego, 3, piego, 4, piego, 5, piego, 6, 7, 8, 2, 1, giù, bene, ragazzi, one leg circle, 8 più 8, allargo le braccia, mando la gamba, resta su, stendo la sinistra a terra, gambe non troppo rigide, stabilizzo tutto il corpo, gamba destra 8 volte verso l'esterno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, sinistra su, destra giù, 8 verso l'esterno, pronti, via, 8, 7, stabile il resto del corpo, 6, spalle aperte, braccia allargate, 5, 4, 3, 2, 1, ok, bene, piego le gambe, shoulder bridge mobility 1 e roll up, si torna a sedere, su, inspiro, espiro tutto giù, rilassa la muscolatura dietro, bene,
16 conti per scendere, 16 per salire. Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bene, ok. Ragazzi, the roll back. Ci appallottoliamo come abbiamo fatto anche lunedì scorso e come faremo sempre. Gambe chiuse. Attenzione a non allargare, o meglio, attenzione a non stendere le gambe quando sali. Mantieni la contrazione, la tenuta addominale costante. 6 ripetizioni. Ok? Ci siamo? Pronti? Mento sul petto, vado. 1. Gambe chiuse, sali su, addome. 2. Gambe sempre chiuse. 3. 4. 2. 1. Ok. Ragazzi, the leg pull 4, ricorda, da oggi in poi, ogni volta che lo facciamo, mi sollevi una gamba, per il momento piegata, ok? La gamba va su per prima, la sinistra, ok? Pronti? Inspiro, gonfio il petto, e espiro, vengo su. 3, 2, 1, giù. La destra, 3, 2, 1, giù, scendo, ok, pronti, inspiro, gonfio il petto, espiro su, la sinistra, 3, 2, 1, giù, la destra, 3, 2, 1, giù, scendo, ok, muovo un po' i polsi. Giocheremo poi sulle ripetizioni e sulle durate dalla prossima volta in poi, ok? Il senso è questo. Ragazzi, open leg rocker, 6 ripetizioni. Ogni volta che torniamo dal dondolamento si stendono le gambe. 6 ripetizioni, mani dietro le cosce o mani alle caviglie, in relazione anche alla tua postura. Pronti? 3, 2, 1, vado. 1, turno, stendo le gambe, piego, 2, stendo, 3, 3, dai, 3, 2, 1, giù, molto bene, ragazzi, fianco sinistro a terra, ok, side kick, 8, salgo e scendo, 8, avanti, gambe tese, gambe un po' in avanti, piedi a martello, piedi a V, in questo modo, ok? Mano davanti, più stabilità, mano dietro un po' meno, ci siamo? Pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 avanti, 1, 2, resto del corpo resta invariato a terra, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Bene, allora temporaneamente schiena a terra, larghe le braccia, tallone destro sulla gamba sinistra, mando le gambe alla mia sinistra, resto, brevissimo recupero statico, 5, 4, 3, 2, 1, torno al centro, piedi a terra, ragazzi si cambia lato, fianco destro a terra, gambe un po' in avanti, gambe tese, piedi uniti sui talloni, piedi al V, ok? 8 più 8, davanti o dietro, a te la scelta per la stabilità e efficientare il gesto. Pronti? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 avanti, dai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dai, dai, 2, 1. Schiena a terra un attimo, tallone sinistro sulla coscia destra, largo le braccia, le gambe vanno a destra, breve recupero statico, spalle ben aperte, resto, 5, 4, 3, 2, 1, bene, centro. Ragazzi, allora scomponiamo in due il core screw. E che cosa facciamo? Facciamo un rollover, al ritorno dal rollover, avvitamento da una parte, avvitamento dall'altra e si riparte col rollover, ok? Quindi rollover, avvito, avvito, vale 1 per un totale di 3 ripetizioni, ok? Poi anche qui progressivamente torneremo ad aumentarle, ok? Allora, quindi schiena a terra. Mi raccomando, la disponibilità ad invertire la posizione, attenzione al collo, attenzione a tutto, braccia a terra, ben distese, ben tese, non troppo strette, ma neanche troppo larghe, ok? Siamo pronti? Su, up, over, dietro, dove riesco a arrivare? Fermo, apro ampiezza spalle, piedi a martello, giù una vertebra dopo l'altra, la nuca ferma, le spalle aperte, ok? Arrivo, riunisco i piedi, piego un po' le gambe, apro un po' le braccia, avvitamento sinistra-destra, 1, destra-sinistra, 2, richiudo un po' le braccia, stendo le gambe, premo con le mani e riparto, up, over, apro, martello, braccia tese, nuca ferma, giù una vertebra dopo l'altra. Arrivo, unisco, rilasso un po', piedi uniti, allargo appena le braccia e vado, sinistra, destra, 1, destra, sinistra, 2. Ragazzi, l'ultimo, stringo le braccia, stendo le gambe, up, over, ok? Arrivo, apro, piedi a martello, giù una vertebra dopo l'altra. Molto bene, rilasso, piego, appena, allargo appena, avvitamento, gli ultimi due, e due. E uno. Ottimo! Piedi a terra, dondolo il capo lato lato, qualche istante. Ok?
Molto bene. Allora, adesso, restando a terra, sistole assistito, questo, ok? Poi bicycle, shoulder bridge, teaser, si torna a sedere. Bene? 10, 10 più 5 più 5, ovvero 10 di shoulder bridge, insieme, ok? Sulle braccia, sulla testa, mani dietro, sulle gambe, giù la destra per prima, sulla sinistra, e uno. Attacca l'ombelico a terra, e due, e tre, e quattro, sollevando appena le scatole, e cinque, e quattro, e tre, e due, e uno. Piego le gambe, mani dietro, bicycle, vai, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e due, e uno, giù giù. Bene, ragazzi, shoulder bridge, allora forza adesso ovviamente, quindi braccia attive su col bacino, portami su la gamba sinistra piegata, che stenderai e piegherai 5 volte. Pronti? 1, 2, 3, e da martello ovviamente, 4, 5, giù, sulla destra, pronti, via, 5, 4, 3, 2, 1, giù, braccia larghe, rilassa la colonna, giù, una vertebra dopo l'altra, ok. 3 più 1 di teaser, 3 volte si sale e si scende, la quarta rimaniamo su, ok? Gambe unite, braccia, gambe, inspiro, espiro, vado, 1, scendo, piego le gambe o gambe tese, ricorda la variante, 2, 3, uno in cui resto su, 4 e giù, molto bene, ok. Allora ragazzi, the seal, quindi andiamo a incrociare le braccia in questo modo, prendendo poi il piede, ok, apro, chiudo due volte, mi lancio e ritorno. Per 8. Pronti? Punto bene i gomiti contro l'interno della coscia, quindi aumento il livello di stabilità richiesto. Pronti? Vai. 1, 2, bilancio, torno su. 1, 2, bilancio, torno su. Siamo a 3. 1, 2, vado. Siamo quarto, 1, 2, vado, altrettanti, dai, 4, 3, 2, ragazzi, mermaid dinamico, lato lato di recupero, 4, pronti, 1,
cambio, 2, 3, 4, bene, ok, come si va? Tutto bene? Allora, ragazzi, abbiamo adesso hip twist with stretched arms, ok? Quindi lo faccio davanti, come faccio di consueto, ok? Questo, quello che chiamano anche can can. Pronti? Gambe a sinistra, stendo e piego due volte. Uno, due, torno, cambio, uno, due, ritorno giù. Un'altra serie? Certo, ma certo che sì. Ok? Vai, uno, spalle lontane dalle orecchie, due, stendi bene le gambe, cambio, due, uno, torno, ok, mermaid di nuovo, uguale a prima, quattro, quattro, tre, due, uno, ok, allora ragazzi, mettiamo nel nostro shaker del Pilates il boomerang, ok? Seguimi. Allora, metti la tua gamba destra sulla sinistra. Siedi. Se hai difficoltà a stendere le gambe, per favore piegale un po', ok? Sulle braccia. Come abbasso le braccia, piego le gambe. Scendo. Testa a terra, braccia a terra, gambe su. Metto la gamba sinistra sulla destra. Poi sollevo il capo, sollevo le braccia, abbasso le gambe, le piego un po', salgo su e riabbasso, estendo. Allora ragazzi, il prossimo passaggio, la prossima evoluzione, anche la prossima settimana, si salirà come un teaser con le gambe dritte, ok? Ricordatelo. Gamba sinistra sulla destra, più tese che puoi, ma se hai difficoltà un po' piegate. Su, inclino, piego le gambe, sollevo, scendo. Braccio a terra, gambe su, cambio, destra, su. Quindi prossima settimana voglio le gambe qui, ok? Salgo. Buono, stendo le gambe, sulle braccia. Inclino, sollevo le gambe, braccia abbassate, scendo, giù, cambio, su, perfetto, l'ultimo, stendo, destra sopra, su e giù, bene, hai la destra sopra, crab. Ragazzi, questa è una versione semplificatissima del boomerang, semplificatissima. I prossimi giorni te lo faccio vedere più o meno completo, così capirai qual è il punto di arrivo, ok? Ci dobbiamo dare un bel po' di settimane per arrivarci. Crab, quindi hai le gambe incrociate con la destra sopra, cambiamo l'incrocio delle gambe quando siamo all'indietro sulle scapole, ok? Prendo i piedi, chiudo, mi lancio, cambio. Torno su, chiudo, mi lancio, cambio, torno su, bene, chiudo, mi lancio, cambio, torno su, ancora, vado, cambio, torno su, opa, mi chiudo, l'ultimo, ok, appoggio i piedi a terra, benissimo, allora, come si va? Tutto bene? Benissimo. Allora, ragazzi,
side bend, ok? Ereditando dall'esercizio di prima la posizione dei piedi, ok? Giriamoci in questo modo, ok? Ritorna il tutto, capito cosa succede? Ci giriamo nella direzione in cui punta il piede che è sovrapposto all'altro. Quindi questa gamba è sovrapposta, il piede punta in qua e ci giriamo appunto in questa direzione. Side bend, 5 ripetizioni. Io uso il braccio teso, se tu hai bisogno usa il braccio piegato, ma le gambe voglio che tu me le stenda completamente quando si sale, ovvero in questo modo, ok? Non a metà stese, e se sul braccio teso hai poca stabilità, usa il braccio piegato, ok? Per 5, pronti? Su, vado. 1, 2, 3, 4, 5, giù, cambio, così come anche l'incrocio dei piedi, ovviamente, braccio teso per me, braccio piegato se hai bisogno, ok? Pronti? Salgo, gambe tese, vado, 5, 4, 3, 2, 1, scendo, bene, perfetto. Allora, ragazzi, siamo nell'ultima tranche di lavoro, ok? Benissimo, cosa ci resta da fare? La gran parte del repertorio prono, quello pancia a terra, ok? E quindi, se ti piace l'idea, sfrutta questa transizione, guardami un attimo, è molto, dipende anche dall'ambiente, ok? Diversamente sai che devi venire pancia a terra, e quindi una possibile transizione, una volta fatti i side bend o comunque per venire a terra, potrebbe essere questa, girare sugli ischi in senso orario, antiorario, in questo modo, ok? Per venire giù, ok? Se lo trovi difficile o non realizzabile, non lo realizzi, ok? Laddove viceversa, una volta che vorremmo venire su, nello stesso modo, a ritroso, ok? Concettualmente è semplice, a livello prestativo di realizzazione potrebbe essere un po' meno, ok? Piano piano, attenzione alle articolazioni, mi raccomando, sicurezza del gesto. Quindi voglio che tu venga pancia a terra e eseguiremo 20 ripetizioni di one leg kick. Pronti? Bene, spinge. 20 ripetizioni, ogni scalciata, piede a martello, fuori aria, mento sul petto. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altrettanti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, buono, swimming, buono, sollevo appena la fronte da terra, appena, guardo terra, guardo il tappetino, attiva addome, attiva glutei, solleva gambe e braccia e nuota, 10, 9, 8, ancora lombenico a terra, 7, 6, glutei super attivi, 5, 4,
3, 2, 1, stop, giù, recupero, all'indietro. Molto bene, side kick kneeling, vieni sulle ginocchia. Gamba destra al lato. Giù. Dietro. Sulla gamba, piede a martello, avanti. Quattro ripetizioni. Uno. Spalla destra aperta. Gomito su. Due. Tre. Quattro. Su. Side kick kneeling dall'altra parte. Allargo, scendo, dietro, quattro, tre, due, uno, bene, ginocchio a terra. Allora, l'ultimo punch a terra, ok? Lo swan dive. Allora, attenzione, perché se ti va l'idea, già da stamani ci lanciamo. Se no, continuo a mantenere la versione vecchia, quella standard, quella, diciamo, base, ovvero. Questa qua, ok? Da dove potresti aver voglia di eseguire qualcosa di più dinamico in questo modo? Ti chiedo di avere consapevolezza del gesto, uno. In cima a tutto la sicurezza, ok? E il controllo su ogni singolo evento, ok? Sono quattro aperture dinamiche, ovviamente salto e scendo lente, ok? Oppure otto veloci col dondolio delle gambe, quello che nel CrossFit viene chiamato arch rock, ma il concetto è lo stesso. Ok? 8 veloci, 4 lente. Al lavoro. Pronti? Io faccio quelle veloci. Inspiro, espiro giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, stop, all'indietro, braccia dietro, tre, due, uno, ok, ragazzi, push up, ok, ginocchia a terra, versione light, gambe tese, versione completa. Ogni push up recuperiamo all'indietro col bacino. Voglio 6 ripetizioni. Ok? Pronti? Via. 1. 2. Con i tuoi tempi, senza fretta. 3, 4, 2, 1, braccio dietro. Allora, leg pull, a te la scelta, se hai affaticamento sui polsi lo fai sui gomiti, se no lo fai sui polsi, ovvero sulle braccia tese, ok? Allora, con questo esercizio chiudiamo ufficialmente quello che è il workout di stamani. Ti farò poi vedere adesso, finito il workout, quello che è una specie di, chiamiamolo così, una specie di premio, che rappresenta uno degli esercizi più particolari dell'intera disciplina. Non l'abbiamo mai visto insieme, te lo faccio vedere.
con la promessa che, continuando a lavorare intensamente e in maniera concreta insieme, ok, alzando sempre via via l'intensità, arriverai a farlo tra qualche mese, se ti va l'idea. Intanto il leg pull, facciamo due serie da 4, o sul plank a braccia tese o sul plank a braccia piegate, ok? Quindi uso le braccia tese. Pronti? Mento sul petto, sollevo la gamba destra, piede a martello. Uno, abbasso. Due. Tre. Quattro. E recupero un attimo. La versione a braccia piegate è la stessa cosa, ma con i gomiti a terra. Seconda e ultima serie da 4, dai. Pronti? Via. 4. 3. 2. 1. Recupero. Braccia dietro. Allora, con molta calma vieni su in piedi. Guarda questo esercizio molto particolare, è uno degli esercizi che nella routine originale del Pilates sta in fondo, ok? Sta in conclusione, sta nel blocco degli ultimissimi esercizi. Magari qualcuno di voi lo conosce, magari molti altri no. Se vi va l'idea, la sfida, ok? Possiamo arrivarci. È un esercizio che si chiama Control and Balance. In inglese controllo e bilanciamento, ed è molto particolare. L'abbiamo fatto prima, ma nella sua versione completamente modificata. Ti ricordi la sforbiciata con le gambe tese? Guarda da dove deriva, ok? Guarda a che punto potremmo arrivare tra qualche mese, continuando a lavorare insieme senza perdere una battuta, ok? Quindi è un invito a restare sempre insieme, a allenarsi sempre insieme. Guarda. Piace l'idea? L'esercizio tutto sommato non è troppo difficile, ma neanche facile. Ci vuole confidenza, ci vuole mobilità, agilità e propriocezione, ok? La difficoltà è nel riuscire a mantenere una gamba all'indietro quando porti l'altra su, e in teoria la gamba che mandi su dovrebbe essere perfettamente perpendicolare a terra, ok? Control and balance. È molto bello come esercizio e fa parte della sequenza originale. Manca qualche altro esercizio per concludere un po' il cerchio. Te li faccio vedere nei prossimi giorni, ok? Alcuni sono decisamente più semplici, altri lo sono un po' meno, ok? Ce n'è uno che si chiama Jackknife, che è sempre di quelli a terra, ma probabilmente alcuni di voi li conoscono. Chi non li conoscesse poi avrà modo di vederli nei prossimi giorni. Ci dovremo dare degli obiettivi, ok? Delle milestone, delle pietre miliari a cui arrivare gradualmente. Ragazzi, come abbiamo iniziato, concludiamo. Ok, spalle su e giù. Ancora due. Ancora uno. Adesso intreccia le dita dietro e mi fai due bei movimenti circolari in una direzione. E poi la direzione opposta. Slaccio le dita. Sollevo le spalle e le orecchie e le mantengo. 3, 2, 1, soffio via, le faccio cadere. Un altro. Faccio cadere. Arrotolo la colonna. Tocco terra. Cerca di mantenere le gambe più o meno tese, se hai difficoltà piegale, resta un po' più a lungo rispetto a prima. Vado.
srotolo la colonna dal basso verso l'alto. Un altro. Tre, due, uno, ritorno su dal basso verso l'alto. E chiudiamo, separiamo un po' i piedi. Stance larga, ginocchia rilassate. Contrai glutei, inspira, solleva le braccia. Rilassa i glutei, fuori aria, abbassa le braccia. Tre volte ancora. Inspiro. Espiro. Ancora due. Inspiro. Espiro. Uno ancora. Inspiro. Espiro. Grazie mille e buon weekend a tutti. Grazie della fiducia, grazie della presenza, grazie di essere sempre qui, ok? Come se foste insieme a me. Sempre, magari dirò sempre le stesse cose, però sono dette col cuore. Speriamo di rivederci quanto prima insieme, in presenza, ok? Un momento comunque, come dire, continuiamo in questo modo. Non perdete una battuta, allenatevi sempre, ok? Avete tutto quello che vi serve, ok? Qualsiasi tipo di allenamento. Se avete voglia di contribuire ad aiutarci, avete un link qui, noi ne siamo sempre molto grati. Vi dico ancora una volta, buon weekend, state bene e ci vediamo insieme lunedì mattina alle 11. E l'asticella sale un altro grado, ok? Sale sempre, 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 sempre. Hai visto uno dei punti di arrivo? Memorizzalo. Guardalo su internet per farti un'idea, ci arriviamo insieme, ok? Stai bene, state bene.